Buongiorno a tutti, ci troviamo ad Iglesias per seguire la 19ª edizione della rassegna artistico-artigianale organizzata dal quartiere Castello. Dopo il grandissimo successo delle scorse edizioni, anche quest'anno il quartiere Sagostera si è preparato per accogliere tutti i visitatori e i numerosi espositori che anche quest'anno daranno vita alla rassegna artistico-artigianale. Sono presenti oltre 170 stand e qui alle nostre spalle un gruppo ospite, la Large Street Band. In occasione della 19ª rassegna artistico-artigianale, il comitato Quartiere Castello ha indetto la prima edizione del concorso Sagostera in Fiore, riservata a tutti gli abitanti del quartiere che ospita la rassegna. Verranno quindi premiate le case che con i balconi, le loro facciate e i davanzali sono meglio addobbati con i colori tipici del quartiere, che come possiamo notare sono il rosso e il giallo. Quindi è un quartiere addobbato a festa per accogliere questa bellissima manifestazione che tende proprio a valorizzare quelle che sono le realtà territoriali, artigianali e artistico tipiche di questa terra. Il grandissimo successo è possibile denotarlo dalla grande affluenza di pubblico e della numerosa partecipazione di artigiani provenienti da tutta la regione. È possibile infatti incontrare impagliatori, ricamatori, pittori, maestri del legno, sarte, fabbri, coltellinai, ceramisti e in questa rassegna tantissime altre novità, tanti concorsi e tanti ospiti. Nello stand del quartiere Castello abbiamo con noi qui Maria Luisa che ci spiegherà quindi cosa state preparando per i visitatori e per gli ospiti. Sì, abbiamo organizzato un piccolo rinfresco per gli ospiti, ovviamente per il gruppo che viene da fuori, le maschere, e poi c'è la Large Street Band che ora in giro fa un po' di musica, passeranno qui anche loro, naturalmente le autorità che sono appena andate via, e poi stasera ci saranno, penso, degli altri ospiti qui, usufruiranno del nostro buffet, così, giusto per rinfrescarsi un po'. Diciamo che la manifestazione quest'anno è stata organizzata bene, ci sono tantissimi artigiani e ci sono molti ospiti, ci auguriamo che piaccia a tutti. Per il momento non c'è ancora un grosso afflusso di gente, ma speriamo che questo pomeriggio, insomma stasera, ci sia un po' più di persone, visto anche che ci sono Costu e Zara, quindi ci sono degli spettacoli abbastanza importanti. Ci auguriamo, dopo tanto lavoro che abbiamo fatto, che vada bene. Certo, e noi le auguriamo a voi, grazie mille, buon lavoro. Tra i tanti stand qui presenti ci siamo fermati nello stand della signora Norma, che è un'abitudinaria della rassegna artistica artigianale, infatti ci ha già detto che è qua, è la settima edizione a cui partecipa. Ma noi siamo curiosissimi, vogliamo scoprire la sua arte. Ci può spiegare un po' quello che sta facendo? Allora, questo è il pane degli sposi, Suan Vintao, che ancora qualcuno richiede per il matrimonio, per fare le bomboniere. È bellino come un segno, li mettono sul tavolo degli sposi, sì. Poi ci sono le varie forme. E lei da quanto tempo si cimenta in quest'arte? Adesso è di continuo, sarà una decina d'anni di continuo. Sì. Per arrivare a questo livello di perfezione immagino ci sia tantissimo lavoro dietro. Ma veramente, io dico che sembra un gioco di bambini, di plastilina. Sì, non è detto che questa sia la plastilina, questo è un impasto che si fa apposta per questo, è un granito diciamo. Sì, sì. Va bene, noi ringraziamo la signora Norma per la sua preziosa partecipazione. Preziosa. Con la signora Norma qui c'è il signor Gianni che ci può spiegare, il marito. Mi dà i suggerimenti, mia moglie dice voglio un tagliapasta, una rotella così particolare. Quindi questi che ci sono qua davanti sono proprio gli strumenti del mestiere. Tutti in vendita comunque.
Quindi alcuni nomi, ci può spiegare un po' le particolarità? Per esempio questa è un taglia e chiude raviolo, avendo due ruote indipendenti, una taglia e l'altro borda la raviola. Questa è ricavata da una moneta di Vittorio Emanuele del... Interessante. E quindi sotto suggerimento di mia moglie abbiamo realizzato, sono cose che... Sì, sono lavori che fa lei. Sì, sì. Tutte fatte esclusivamente a mano, a lima, a mano sulla morsa, finito lì. Quindi complimenti a questa splendida coppia. Stanno facendo, rispolverando questa lavorazione del pane, allora stiamo rispolverando del vecchio sistema come le facevano una volta. Grazie, grazie mille. Grazie. Ospiti di questa 19ª edizione della rassegna artistica sono le maschere tradizionali del Carnevale di Sestu. Qui con noi due amici che ci spiegheranno un po' le particolarità di queste maschere e quello che stanno rappresentando. Allora, questo diciamo che è un rito agrario, che cominciamo dalla prima fase che sono i buoi che stanno arando. Poi c'è il capo dell'arato che butta la paglia. Ci sono le colnacchie che siamo noi, che dobbiamo beccare, e poi ci sono i battitori con le canne che mandano via le persone, le colnacchie, scusa. E poi viene sacrificata la bestia, che viene sacrificata, ammazzata, poi data la paglia, l'acqua e si rivive la vita, e la vita ricomincia di nuovo. E abbiamo terminato. Quindi il nome di queste maschere che abbiamo detto essere particolarissimo? In che senso? Mustaglionesi sono originari di Sesto, ce l'hanno sempre avuti. Poi l'orco foreso, lo dice la parola storia, è venuto da fuori, che abbiamo noi del 1800 che l'abbiamo sempre conosciuto e abbiamo riprodotto questa maschera. Grazie mille. Ok, non mi sono sporcata con il carbone, ma gli amici di Sesto hanno deciso che anch'io dovevo essere come loro, quindi mi hanno dipinto il naso di nero. Allora, qua con noi abbiamo beccato una ragazza che dovrà prendere un bigliettino e poi il nostro amico ci spiegherà il trovare la fortuna. Ecco, trovare la fortuna. Un indovinello per le ragazze. Trovano la fortuna leggendo il biglietto e trovano il ragazzo giusto che l'accompagna fino a tutta la vita. Perfetto, quindi abbiamo una volontaria che guarda caso è una organizzatrice di questa rassegna, Francesca, quindi ti invitiamo a prendere il bigliettino della fortuna. Va bene, speriamo bene. Leggiamo. Lo leggo? Sì, leggi. Cara pulzella della casa nuova, vuoi venire con me a fare il merendino? Tu metterai soltanto il tegamino e io la salsiccia e le due uova. E insieme suoneremo lo strumento con le uova fuori e la salsiccia dentro. Ah, quindi è un augurio questo? Cosa ci dice lui? No, è un buon augurio, ma è trovare il ragazzo giusto e fare una bella famiglia tutti insieme. Ecco, quindi Francesca, che dire, hai preso, hai preso uno dei bigliettini più colorati, quindi tanti auguri. Grazie anche a voi, grazie. Buon lavoro. Ci siamo fermati nello stand dei due fratelli Giancarlo e Antonello, due coltellinai che ci spiegheranno un po' qual è la loro arte.
Niente, la nostra arte, abbiamo intrapreso questo lavoro che è, diciamo, molto artigianale, della costruzione dei coltelli tipici sardi in corno di montone oppure legni sempre tipici come l'ulivo, il ginepro, e poi le corna utilizziamo corno di montone, bufalo e vabbè, anche le corna nostrane che sono quelle del cervo sardo. E realizziamo diverse tipologie di coltello, sempre prettamente fatte a mano da noi. Oltre a questo poi facciamo anche diverse tipologie di articoli in pelle, perché abbiamo due laboratori, sia una coltelleria che una calzoleria, dove si effettuano riparazioni e costruzioni anche di articoli ex novo, insieme appunto ai miei fratelli Giancarlo e Danilo. È la prima volta che partecipate alla rassegna di Iglesias o ci siete stati altre volte? No, la seconda volta quest'anno, abbiamo partecipato alla prima edizione l'anno precedente, nel 2012. Quindi possiamo dare una sensazione sulla edizione di quest'anno? Ma per me è la prima volta, me l'avevano raccontata i miei fratelli, che era una bella manifestazione. E posso dire che appunto è una bella manifestazione raffrontata ad altre che ne facciamo, c'è un numero cospicuo di persone, quindi diciamo che secondo me è un successo. Poi magari in serata si aspettano più turisti, perché la giornata è comunque una bella giornata e quindi volge al positivo, diciamo. Ricordiamo insieme ai nostri amici che ci sarà il concorso Migliore Artigiano 2013, la quarta edizione di questo concorso indetto dal quartiere Castello, un riconoscimento che viene consegnato all'artigiano che si distingue durante il corso della manifestazione per originalità, manualità e impegno, quindi anche voi siete in corsa per questo concorso, quindi sì, vi auguriamo un buon proseguimento e chissà, magari vincere anche questo concorso. Va bene, grazie. Grazie, buona giornata. Dopo aver preso tanto sole ci siamo fermati finalmente nella nostra postazione. Ricordiamo che siamo in diretta streaming sul canale SIT TV YouTube con le riprese di Ignazio Soddu e io sono Manuela, non mi sono ancora presentata. Tra le tante novità anche quest'anno ricordiamo che in concomitanza della rassegna artistica si svolge, grazie alla Gianarta Servizi, la sesta edizione del concorso estemporaneo di fotografia Coglier l'Arte Memorial Ornella Saba, aperto a tutti gli appassionati di fotografia, esclusi professionisti. Qui con noi abbiamo Giuliano, che è il vincitore dell'edizione dell'anno scorso di questo concorso. Chiediamo a lui quindi le sensazioni su questa rassegna e perché no anche sul concorso fotografico. Beh, innanzitutto, come ho detto prima, siamo tutti fotografi non professionisti, quindi questo vuol dire anche invitare tutti gli appassionati di fotografia, insomma, a cimentarsi a fare delle fotografie un po' diverse dal solito. Quindi un'estemporanea significa cogliere al momento un determinato attimo, una determinata sensazione che ci possono dare tutti gli artisti che sono presenti qui alla rassegna. E infatti anche l'anno scorso sono rimasto, diciamo, colpito da un signore che impagliava i classici cestini, che sono questi, quindi per me è stata un attimo di emozione, di riuscire anche a cogliere l'espressione del viso, che secondo me diceva tutta la sua esperienza, la sua cultura anche nel fare questo tipo di lavoro. Quindi per me questo è stato lo scatto con cui ho voluto partecipare al concorso, e poi la giuria ha scelto me come vincitore, quindi questo mi ha fatto sicuramente piacere. Quindi vediamo anche che dietro c'è un'altra dietro foto. C'è un altro scatto, questo è un particolare degli attrezzi della foto di una donna che impastava. Questa è nella fattispecie una signora che abbiamo appena intervistato, la signora, esatto, Norma, sì, che lavora il pane. Esatto, quindi anche lì sono stato colpito da come lavorava, ma in questo caso ho voluto fotografare i suoi attrezzi da lavoro, che solitamente si dà più importanza magari alle persone, invece in questo caso io ho voluto, diciamo, immortalare i suoi attrezzi che le permettono di creare le sue opere. Ringraziamo Giuliano, quindi anche quest'anno partecipi al concorso, sì? Sì, sì, ci sarà anche quest'anno, sì, sì. Quindi ti auguriamo. Ci provo, perché ho qualche problemino tecnico alla macchina fotografica, però sono qui. Vabbè, ti auguriamo quindi di cogliere l'arte anche in questa edizione del concorso. Grazie mille a te.
La festa qui a Sagostera continua, alle nostre spalle il gruppo più piccolo, più giovane delle Millie's Angels, è un corpo di ballo fantastico che si sta cimentando in una coreografia veramente simpatica. Noi chiudiamo qui il primo blocco di riprese e vi diamo appuntamento a più tardi per seguire tutte le novità e i numerosi ospiti che parteciperanno a questa 19ª rassegna artistico-artigianale di Sagostera. Grazie.